Vecchini ci presenterà il suo ultimo libro, Nel silenzio azzurro, preghiere nel mondo, edito da San Paolo Edizioni. L'autrice converserà con Valeria Patrignani, direttrice del sistema bibliotecario. Al termine dell'incontro potete acquistare il libro nel punto della libreria e l'autrice firmerà le copie del libro. Buonasera a tutti. Grazie Ludovica. Allora, benvenuti a tutti. Benvenuti a... Sì, io tengo il microfono in mano. E benvenuta soprattutto a Silvia Vecchini, che è la nostra ospite. Per me è un grande piacere averla incontrata prima dell'incontro, averci già potuto scambiare qualche battuta e averla qui con noi. Prima di passare insomma alla presentazione del libro vero e proprio, vi vorrei dire due parole su chi è Silvia Vecchini. Molti di voi probabilmente già la conoscono perché magari sono dei loro, sono già lettori dei libri di Silvia, ma lei è appunto una giovane donna poetessa appassionata di poesia, che non ha scritto soltanto di poesia, ma ha scritto davvero tantissimi libri, tanti romanzi, tante graphic novel, collaborando ad esempio con l'ospite che oggi purtroppo manca perché è influenzato con Suazo, e quindi realizzando davvero delle bellissime narrazioni illustrate. Silvia, che appunto conosceremo meglio adesso, ci ha regalato nella sua produzione letteraria questo libro bellissimo, C'è questo in me. È un titolo che è uscito nella collana Gli anni in tasca di Topi Pittori, che è una collana di cui proprio parlavamo ora, molto ambiziosa e anche importante, perché ci regala tante storie di alcuni autori per l'infanzia che devono raccontare la loro infanzia. E quindi è davvero uno scoprire in modo privilegiato e particolare l'autore che conosciamo invece attraverso le storie che racconta magari di altri, no? E quindi per presentarvi Silvia vi vorrei leggere soltanto due piccoli racconti, è fatto in forma di tanti piccoli racconti, tanti piccoli episodi della sua infanzia. Il primo che vi leggo è questo, che dà proprio il titolo al volume. C'è questo in me. Da bambina, un sasso grande come un pane era l'altare, il campo la cattedrale, io il prete. Dio l'acqua nelle mani a coppa se avevo sete, la sua chiara onnipotenza, la canna della bicicletta di mio padre, le labbra di mia madre sulla ferita, un bacio, guarita. Imparavo la fine della vita nella gabbia improvvisamente vuota. Lo temevo come si teme il nero in fondo alle scale, la sua bontà batteva sotto il pelo delle mie bestiole. Non gli imputavo alcun male, ero innocente. Era la neve, la rosa di cui portai alla bocca un petalo come un'ostia bianca. Manca essere con te, Dio, una cosa sola, una. Manca essere così piccoli da passare sempre per la cruna. È una poesia questa, non è effettivamente un racconto. E poi un'altra, che è quella in cui mi sono identificata come... eccola qua. Breve breve, immagino che voi tutti abbiate tanti ricordi dell'infanzia, e la cosa bella che mi è successa leggendo questo libro di Silvia è far riaffiorare alcuni ricordi che avevo completamente dimenticato, e io ho scoperto che avevamo un sogno in comune, un sogno che faccio a occhi aperti, è quello di salvare qualcuno, tipo un bambino che cade nell'acqua, oppure di trovare per strada un bambino piccolo. Ho sentito in televisione di un bambino trovato in un cassonetto. Guardo sempre i bordi delle strade e quando passiamo in macchina e vola una busta di plastica mi si stringe il cuore. Vorrei aprire tutte le buste della spazzatura. Questa è una cosa che proprio mi ha fatto ricordare. E per finire, perché
non posso leggere tutto, quello che invece introduce il nostro incontro, quello che ci introduce a Silvia come poetessa, come scrittrice di poesia. Perché chiaramente c'è sempre una prima poesia, c'è la prima volta. E infatti il capitolo si intitola, il racconto si intitola La prima poesia. La scrivo in quarta elementare. Parla di due pulcini che litigano per un seme. Poi ne scrivo un'altra che si intitola La qualità dell'albero. È in rima, la imparo a memoria. Inizio a scrivere una storia lunga su un quaderno della banca. Scrivo una decina di capitoli. Disegno la copertina, La valle degli unicorni. Mi piace scrivere. Quando sono in macchina invento delle storie su quello che vedo. Poi cresco un poco e non scrivo più. Scopro però che esiste un posto dove si possono prendere libri in prestito. Faccio le medie quando entro per la prima volta in una biblioteca e prendo il mio primo libro. Non so che cosa prendere, non conosco nulla, ma non voglio libri per bambini. Vado davanti allo scaffale della poesia perché la poesia non mi mette in imbarazzo. A scuola ho letto Pascoli e Leopardi. Mi sembra che posso capirla e se non la capisco non importa. Si ammucchia dentro me come grano in un fienile. Prendo un libro rivestito con un tessuto azzurro come il cielo. Ha così tante pagine che la carta è come quella della Bibbia di casa. Il titolo mi piace. Foglie d'erba. Decido che è il libro giusto. Ricomincio a scrivere a 14 anni. Scrivo cose che non sapevo di pensare. La mia prima poesia vera si chiama I miei pensieri. Nella poesia li divido in quelli di giorno e quelli di notte. Negli anni che sono passati sono successe tante cose. Non sono più quella che ero prima. Non so cosa sarò. Scrivere è come aprire il bocciolo del papavero per vedere se è bianco, rosa o rosso senza ucciderlo. Aprirlo tante volte richiuderlo. Quella prima poesia, quando la rileggo, mi fa un po' paura. Fa paura perché io ho paura, eppure quando scrivo non ho paura di niente. Scendo giù, sotto la superficie, spazzo e rasetto un grande castello nascosto agli occhi di tutti. Quando scrivo, una stella brilla sulla mia fronte e pietre preziose e diamanti escono dalla mia bocca che sta zitta. A volte sono pietre che tagliano, eppure tutte mi fanno ricca in modo invisibile. Decido che devo continuare a scrivere e continuo. Ed ecco, Silvia Vecchini, da grande, che ha continuato a scrivere. Ecco, ci dici che cosa è capitato? Qua il racconto, insomma, un po' ce lo introduce, ma come sei entrata nel mondo della poesia, nella scrittura della poesia? Allora, ci ho pensato tanto. In realtà questo libro, questo piccolo libro, insomma, di memorie, l'infanzia non è nato come un libro di ricordi di infanzia, è nato in risposta a una intervista che mi era stata chiesta, un'intervista scritta, dove mi veniva domandato insomma di ricostruire il mio percorso per un libro che doveva chiamarsi La formazione della scrittrice, cioè dovevano essere degli interventi, c'era cioè la formazione dello scrittore, la formazione della scrittrice, degli articoli che venivano poi raccolti per raccontare vari percorsi di persone che si dedicavano alla scrittura e che in queste interviste ripercorrevano proprio il percorso che avevano fatto. Quindi io mi sono immaginata gli incontri, le letture, gli studi, le occasioni di, appunto, di confronto con altri che scrivevano. Però in realtà mentre rispondevo a questa intervista affioravano dentro di me altre ragioni per cui io, insomma, mi ero così affezionata così tanto alle parole, perché mi ero diretta verso le parole, perché era una cosa per me particolarmente interessante, dato che in realtà di parole non ne ho avute tantissime nell'infanzia. Era proprio quindi un desiderio di parola dopo un grande silenzio, ma non vissuto in maniera, non so, fastidiosa, occupa
no, semplicemente sì, o problematica, ecco, semplicemente attorno a me c'era un bel silenzio, che voleva dire silenzio anche di parole scritte, perché da piccola io ho avuto pochissimi libri, abitavo, sono nata e cresciuta e tuttora abito in un piccolissimo paese, siamo 800 anime, quindi veramente piccino, la prima libreria era magari a 30 km, la biblioteca non è che fosse, che avesse insomma, un reparto per l'infanzia oppure per i ragazzi, pochi libri anche a scuola, finché un'insegnante più così più attenta ce li ha portati, però c'era anche una quantità di parole veramente scelte anche nella vita di tutti i giorni. Stavo molto all'aperto, i miei genitori persone abbastanza silenziose, quindi in realtà il mio interesse per le parole è nato dal silenzio, cioè da una mancanza, ecco, da una mancanza, ma non, dicevo, sofferta o problematica, però ha fatto risuonare di più quando le parole sono arrivate, cioè quando le parole alla fine dei libri, o in particolare la parola della poesia, è arrivata, ha risuonato in uno spazio che era, forse che era pronto, ecco. Infatti si capisce se andate a vedere già quanti libri ha pubblicato Silvia Vecchini, ha già pubblicato tantissimi libri. E una cosa interessante è anche vedere quanto lei in realtà abbia spaziato nel mondo dell'editoria per ragazzi, con incursioni che si soffermano in alcuni editori con tanti libri, quindi magari in alcuni casi ha avuto dei rapporti un po' più sporadici con alcuni editori, ma davvero da Toby Pittori a Mondadori, a Tournoé e tanti altri, sono stati tanti gli editori che hanno pubblicato tanti libri di Silvia Vecchini. E arriviamo anche, come dire, ai libri di San Paolo. Siamo qui per presentare Nel silenzio azzurro, non a caso la parola silenzio qui ricorre, la copertina azzurra, come quel libro che tu hai preso in prestito in biblioteca per la prima volta, e questo mi fa così un po' sognare, fa fare qualche salto di immaginazione, e hai pubblicato con San Paolo questo libro, a mio avviso importante, una raccolta di preghiere dal mondo. È una, come dire, una proposta non facile, credo, che personalmente, come ti dicevo, a me tocca molto, perché arriva forse nel momento giusto a me, e spero che questo sia anche per gli altri, però mi rendo conto che in molti, come dire, si sentono lontani o estranei, insomma, alla preghiera, quindi credo che un'operazione di questo genere sia importante. È vero anche che Silvia non è estranea a questo tipo di ricerca e di proposta, perché ha pubblicato altri libri sulla religiosità, ad esempio Storie per parlare di Dio ai nostri figli, la storia, un bellissimo romanzo di Miriam, quindi su Maria, oppure i percorsi della cristianità dedicati ai bambini, insomma. La tua vicinanza a questi temi è già evidente anche dagli altri libri, e anche le tue poesie, insomma, sono in qualche modo riconducibili ad un animo che ha probabilmente vicina il sentimento della religione. Ci puoi dire come nasce questo libro? Con San Paolo, come ricordavi, ho insomma fatto un percorso abbastanza lungo. Spesso i progetti che nascevano con San Paolo erano anche, diciamo, sollecitati da alcune richieste
altri erano insomma proposte che magari alla casa editrice facevo io, però qua abbiamo fatto un lavoro diverso. La casa editrice San Paolo è una casa editrice specializzata, ha un catalogo per bambini e ragazzi, ha una collana di narrativa molto bella diretta da Ludovica Cima e poi ha diciamo un settore più specifico per l'iniziazione cristiana, la prima evangelizzazione, il primo annuncio. Però questo libro è un po' speciale. È nato proprio da una proposta che ho fatto io alla casa editrice dopo un po' di tempo che non pubblicavo con loro, cioè sono ritornata a pubblicare con loro portando una cosa che in quel momento mi stava molto a cuore. Era una riflessione sulla dimensione interiore e spirituale dei bambini e dei ragazzi, che però era nata in me non tanto dalla proposta religiosa che io facevo ai ragazzi, ma a rovescio, incontrando bambini e ragazzi per laboratori di scrittura, cioè quando questo tema non era sul tavolo, non era una proposta esplicita, non era una sollecitazione che io facevo ai bambini e ragazzi. Scrivendo insieme a loro invece mi rendevo conto che avevano un contatto più diretto con le domande grandi della vita e che anche magari scrivendo di cose ordinarie come la loro giornata, i loro pensieri, le persone a cui tenevano, il loro rapporto con la natura, lo stare all'aperto. Spesso i bambini più diversi, i ragazzi più diversi, cioè anche di culture, esperienze, sia familiari che comunitarie diverse, sconfinavano in maniera abbastanza naturale in temi che potevano essere definiti spirituali o religiosi. In particolare io qua ho portato un esempio. Vedete lo schermo? Una delle cose che ho fatto insieme a, forse però si può vedere anche qua, ok, così. Questo è un articolo che ho scritto per il blog della casa editrice Topi Pittori e racconta un esperimento che ho fatto con i bambini di una scuola primaria, però questo esperimento poi si è trasformato, è cambiato e l'ho ripetuto altre volte. L'input era quello di scrivere sotto il cielo. La consegna era quella di stare 15-20 minuti, scegliere il momento della giornata che più li incuriosiva, che preferivano, quindi qualcuno ha scelto la notte, qualcuno il tramonto, qualcuno la domenica mattina presto, qualcuno con la nebbia, con il sole, il cielo stellato. Abbiamo avuto insomma le condizioni più differenti. E poi molto liberamente scrivevano i propri pensieri. Quindi non c'era una consegna, diciamo, orientata al fatto che scrivessero delle riflessioni, spirituali, religiose o scrivessero una preghiera. Era proprio un esercizio di scrittura. Allora, qua magari vi faccio vedere alcune cose che hanno scritto per capire. Questo mi aveva molto colpito. Erano due bambini, entrambi. Hanno scritto e poi hanno cancellato con il bianchetto. Era troppo forte quello che scrivevano. Ad esempio, questo osservando il cielo. Caro cielo, guardando il cielo, cerco te, nonno, anche se sei stato poco con me. Penso che saresti stato, se ci saresti stato di più nella mia vita, sarebbe tutto più bello. Questo è un bambino messo semplicemente a contatto con il cielo e con i propri pensieri. Oppure quest'altro che l'ha cancellato tutto come in una nebbia. Poi però gli ho detto, troppo bello, recuperalo, no? Anche se lo tieni. E lui ha scritto, il cielo è come un mare, come 100 persone che mi guardano. Quando c'è il tramonto mi fa felice.
Quando piove mi fai triste, quando ci sono i lampi mi fai impaurire. Allora, la cosa straordinaria secondo me è che lui inizia con il cielo come un mare, come 100 persone che mi guardano, poi inizia a parlare a un tu, no? Mi fai felice, mi fai triste, ci sono i lampi. Era una cosa molto, per me molto toccante. E l'altra cosa ancora era il fatto che molti di questi sentimenti, di questi pensieri, cioè i pensieri che i bambini pescavano semplicemente, dicevo, stando con gli occhi rivolti al cielo o in silenzio o comunque, no, in un attimo di quiete, erano molto simili a preghiere che venivano da ogni parte del mondo, tradizioni e culture religiose molto diverse, che avevano però, magari per me era, diciamo, l'immagine che così mi è arrivata, è che fossero proprio, affondassero le radici su qualcosa di talmente profondo che era comune a tutti. Soltanto, ecco, per i bambini era più facile perché questo accesso non l'avevano ancora chiuso per via, non so, di pregiudizi oppure di forme di pensiero, no, troppo strutturate. E così ce ne sono, insomma, ce n'erano di bellissimi. Oppure era molto divertente perché i pensieri poi andavano da tutte le parti. C'era uno che aveva scritto con la nebbia: appena piovuto c'è la nebbia, i miei pensieri sono: ma se da grande voglio fare un lavoro fuori, con questo tempo, come faccio? Penso agli islandesi, che anche se c'è la nebbia possono fare il bagno, e noi vogliamo giocare fuori e stiamo a vedere il brutto tempo attaccati ai termosifoni. Oppure chi ha parlato degli alieni, penso se, no, ho pensato tantissime domande nella mia mente, tipo se esistono gli alieni, ma purtroppo nessuno lo sa. Oppure un bambino che proprio aveva una strumentalità di scrittura proprio molto ridotta, molto ridotta. E quindi ha fatto lo stesso questo esercizio e alla fine si è reso conto che aveva scritto una piccola poesia, perché ha scritto: al tramonto la luna minuto dopo minuto si sposta e cominciano ad apparire le prime stelle. Era proprio ecco, è perfetta. Allora, dicevo, questa operazione che ho poi fatto in altre occasioni, l'ho fatta anche in un posto molto bello che si chiama Il Masetto, che è appunto questo piccolo maso in Trentino, in cui d'estate ci sono tanti appuntamenti per i bambini, e anche lì abbiamo ripetuto questo esperimento con un piccolo gruppo di bambini, una giornata di scrittura e di osservazione del cielo. E dicevo, però, accostando i testi dei bambini con le preghiere che venivano appunto da diverse tradizioni di tutto il mondo, insomma, mi rendevo conto che c'erano almeno delle assonanze, dei richiami. Allora ho pensato, perché non offrire in una antologia, poi appunto una piccola antologia, è proprio minuscola, perché non offrire una scelta di queste preghiere ai bambini e ai ragazzi in modo molto semplice, anche molto diretto. Non voleva essere un lavoro filologico, non ci sono note di spiegazioni o introduzioni che fanno risalire, diciamo, alla tradizione, al rito o al testo sacro, no, da cui provengono. Sono proprio offerte in maniera molto aperta, e unendo il fatto che fosse anche un'offerta di parola poetica, cioè di parola scelta, di parola che ha tanti significati e che quindi si può abitare e scoprire un po' per volta. Il libro, che se lo sfogliate è diviso in quattro parti, sì, adesso magari lo facciamo vedere, credo.
queste quattro parti mi sono raccolte, una selezione, chiaramente una delle selezioni possibili fatte da Silvia, e quindi ci sono preghiere in cerca di protezione, nutrimento e perdono, oppure per dire meraviglia, benedizione, gratitudine, in cerca di saggezza, pace, unione. E poi c'è un'ultima sezione che insomma è la più minuscola, ma forse è molto importante come le altre, quando credere sembra impossibile, insomma, che apre uno scenario che penso tutti noi insomma conosciamo. E il libro è un'antologia che però è accompagnata da tante immagini. Sì. E chi sono queste immagini? Perché avete scelto queste immagini? Allora, sì, le immagini sono di Sualzo, e insieme abbiamo appunto anche precedentemente, no, fatto dei lavori sempre con San Paolo oppure con altri editori in cui ci veniva chiesto di portare ai bambini e ai ragazzi qualcosa della tradizione cristiana. Però qui abbiamo rivoluzionato un po' tutto. Il libro si apre con una piccola introduzione che si chiama appunto Tutti sotto lo stesso cielo, e si immagina che le strade degli uomini siano tante vie che portano al mare, come dei fiumi che portano al mare. E allora le sezioni sono attraversate da questo corso d'acqua, e poi le immagini che abbiamo scelto per il libro sono tutte immagini che hanno a che fare con la natura, nel senso che abbiamo pensato, prendendo naturalmente la ragione di questa scelta proprio dai testi, moltissimi testi in tutte le tradizioni fanno riferimento agli elementi naturali. Allora abbiamo pensato di togliere il riferimento alla figura umana, anche perché altrimenti diventava difficile far propria magari una preghiera lontana dalla propria cultura o sensibilità, perché magari veniva rappresentato un uomo, una donna, un bambino con degli abiti, in una situazione, no? in un tempio, in una chiesa, oppure ecco, che poteva segnalare, vabbè, questa non è una cosa che mi riguarda, non è una cosa che mi interessa, non è una parola mia. Allora abbiamo spogliato questi testi di tutto, lasciando questi riferimenti che hanno a che fare proprio con col mondo della natura. L'unico accenno alla figura umana è proprio alla fine del libro, quando con uno dei salmi più belli della Bibbia salutiamo i nostri lettori, e è proprio un bambino in braccio alla mamma, ecco, nell'ultima parte, eccolo qua. Insomma, un salmo molto celebre, che dice alla fine insomma, gli ultimi tre versi dicono: io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. È uno dei salmi appunto che dicono di più la tenerezza e proprio l'affidamento, proprio per suggerire che se c'è qualcuno che ha la chiave di questo mistero, sono proprio i bambini, e che magari ce la possono restituire. Come dicevi tu, però, alla fine abbiamo messo anche due brevi frammenti, in particolare quello, due che sono presi dall'opera poetica di Giorgio Caproni, che sono proprio delle invocazioni a Dio perché almeno esista. E ci piaceva anche questo accenno, cioè nell'intenzione di dare l'offerta più ampia
forse con un numero di pagine limitato, sapevamo quante pagine potevamo occupare e insomma più o meno quanti testi potevamo offrire, però anche all'interno di questi testi volevamo tenere uno spazio per ricordare che appunto la preghiera di tutti, anche nella difficoltà di credere, anche in chi non crede, cioè può essere questo richiamo che arriva a un certo punto e legittimamente è una preghiera lo stesso. Quindi pensando ai nostri lettori, bambini e ragazzi o bambini che diventeranno ragazzi e che magari affronteranno un momento in cui sarà più difficile credere, oppure le domande che avevano da bambini ritorneranno più forti e in maniera anche più urgente e avranno bisogno di altre risposte. Allora c'è quella terra di nessuno, che è il momento in cui si cresce e si vuole cercare la propria strada, magari ricordarsi che anche senza, ecco, una certezza possiamo coltivare lo stesso questo mistero di rivolgerci a qualcuno. Allora, finiamo con questa, il libro finisce, no? con questa proposta di una grande poeta, ma anche all'interno del libro sporadicamente si trovano parole molto vicine, no? Alla poesia. Esatto, molto vicine alla poesia e che però non vengono da testi sacri, ma magari non so, dal Senaro, da grandi filosofi come Platone, Plotino ed altri. E quindi questo mi porta a chiederti che tipo di rapporto hai tu con il resto della poesia, forse con la ricerca spirituale e la preghiera, un po' lo abbiamo capito, insomma, ma con il resto del mondo poetico, letterario, poetico, quali sono? Perché hai scelto, ad esempio, queste voci all'interno e non altre? E quali sono quelle che tu frequenti più normalmente anche nel resto della tua produzione poetica? I miei riferimenti o quelli che... Allora, in questo... Insomma, le mie letture sono state anche molto personali, anche abbastanza disordinate, no? Iniziando a entrare in biblioteca da adolescente e cercando le mie letture da sola, ecco, il mio percorso è stato molto, insomma, molto vario, un po' da rabbromante, dove sentivo che c'era qualcosa che così mi attraeva la mia attenzione o era vicino alla mia sensibilità, senza appunto precludermi anche letture che magari non erano proprio, no, proprio per me. Però in questo momento preciso, comunque da qualche anno, io ho letto sempre senza pregiudizi poesia naturalmente scritta da uomini, da donne, più giovani, meno giovani, agli antichi o quelli con poesia contemporanea. Ecco, in questo momento invece sento una forte attrazione verso proprio le voci femminili. Tra le due, ecco, Mariangela Gualtieri e Chandra Candiani per me sono spiritualità anche. Beh, secondo me una forte attenzione a quello che è oltre, al di più, che magari ci sfugge, no? Una grande, sì, veramente una grandissima attenzione e disponibilità a farsi toccare, ecco, da questo. Chandra in un'intervista dice una cosa molto bella a un certo punto. Dice una frase come, ecco, per rendersi conto che siamo tutti dentro, cerca la parola e poi dice una grande stranezza, no? Non usa termini, diciamo, no, religiosi, però insomma qualcosa di veramente particolare è la vita, no? Qualcosa
qualcosa che ci supera, ecco, che ha una grande stranezza, mi era molto, vabbè, veramente colpito. Però anche Mariangela Gualtieri, no? Ma in queste voci sento tanto il desiderio di togliere proprio la centralità di chi parla, dell'io, io che sempre un po' troppo fra i piedi, di aprirsi invece a una grande molteplicità così di esperienze e anche una grande attenzione al mondo naturale, animale e vegetale, ecco. E allora forse che in questo momento le donne, alcune voci insomma femminili, senza generalizzare, però intercettano questo bisogno di aprire, di sentire, di sentirsi parte di tutt'uno, di un tutt'uno, o comunque di accogliere dentro di sé insomma le voci che vengono da più parti, no? Quindi appunto di togliere questa centralità. Va bene. L'ultima domanda che vorrei farti, e poi se poi c'è qualcuno che ha voglia di, ha curiosità o ha delle richieste per Silvia, è questa. Tu sei un'autrice che si muove nell'editoria per ragazzi, quindi ti rivolgi ai ragazzi. Io sono cerco di essere una lettrice di questo tipo di proposta letteraria e trovo che farebbe un gran bene a tutti i lettori poter spaziare in tutta il panorama editoriale, quantomeno italiano, ma con le tante belle traduzioni che ci sono e che ci offrono i nostri editori, ma da quella che viene ritenuta la letteratura per adulti a quella per ragazzi e per bambini. Perché uno degli ambienti dove forse, come dire, si respira più poesia, pur non usandola tecnicamente parlando, è l'albo illustrato, no? Ci sono albi illustrati davvero ricchi di una proposta che ti tocca nell'animo, sia che tu abbia 3 anni che ne abbia 90, e questo credo sia un grandissimo potere che hanno questo tipo di strumenti. E tu hai dedicato, lo dico per tutti perché è molto interessante, un saggio che esplora in parte questo quanto sto dicendo. È un saggio che si intitola Una frescura al centro del petto, e il sottotitolo è L'albero illustrato nella crescita e nella vita interiore dei bambini. Ci vuoi dire qualcosa di questo? Sì, molto brevemente. Dicevo appunto, queste cose sono nate un po' insieme, perché è anche vero che io ho questo modo di procedere non tanto logico, però diciamo vado per, mi faccio guidare molto dalle analogie, quindi collego cose e poi ci lavoro intorno. Sono lavori anche che possono prendere tanto tempo, quindi poi magari casualmente arrivano a fioritura tutti insieme. Però questo saggio viene un po' da questa attenzione che a un certo punto mi ha richiesto proprio il mio stare con i bambini. Vedevo che quando stavo insieme a loro, scrivevamo, leggevamo, spesso gli albi che utilizzavo avevano questa caratteristica di, ci sono tanti modi insomma per approcciarsi alla lettura e a offrire, no, qualcosa che ha a che fare con le parole, con le immagini ai bambini. Si può giocare, ci sono veramente tanti tipi di libri. Sembra un settore tanto piccolo quello della letteratura per l'infanzia, invece è molto vario e è sempre in movimento. Però vedevo che utilizzavo spesso alcuni libri che erano un pochino più, a volte più complessi, oppure sembravano semplici, ma si poteva continuare a scavare senza annoiarsi. E molti di questi libri facevano riferimento a questa dimensione proprio sottile. Allora
ho avuto la possibilità di studiare molto da vicino e per un tempo abbastanza lungo i libri del catalogo della casa editrice Topi Pittori, e allora lì ho fatto proprio una ricerca su alcuni titoli in particolare. Ma l'idea di fondo era, dato che conosciamo insomma un po' come procedono i bambini, sappiamo che dai 2-3 anni hanno questa impennata di domande, la frequenza delle loro domande, no? Nell'età dei perché, ma poi è una quantità di domande che si cioè che resta molto alta per parecchio tempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni, i bambini rivolgono veramente tante domande agli adulti di riferimento, la mamma, il papà, i nonni, anche la maestra. E i dati di alcune ricerche, vabbè, addirittura dicevano che nell'età dei perché un bambino può fare anche 300 domande al giorno, dall'ora della colazione fino alla messa a letto, e uno studio precisava, se è una femmina, 390. Era carina questa conferma. Allora, però anche passata l'età dei perché, appunto 4, 5, 6, 7 anni, insomma, rimangono tante domande. Dentro queste domande, 2/3 sono complesse, e in queste domande complesse ci sono anche domande filosofiche, domande esistenziali, domande che hanno a che fare con la spiritualità, largamente intesa, no? Ma ecco, e mi chiedevo però, perché quando queste domande ce le fanno così volentieri e chiedono di essere accompagnati in questa esplorazione così affascinante, invece noi adulti ci tiriamo indietro, no? Come mai? Che cosa? No? Cioè, non, anche qui, senza generalizzare, sono tanti che rispondono e che insomma si mettono in ricerca insieme ai bambini, però altrimenti l'esperienza più comune è che insomma che non si risponda, che si posticipi, che si risponda per un pochino per chiudere, che si faccia finta di non aver sentito esattamente quello che il bambino sta chiedendo, perché a volte possono essere domande che ci mettono in difficoltà pensando di dover rispondere chissà che cosa o dare la risposta giusta, quella d'oro, quella che... Ecco, invece ai bambini la prima cosa che interessa è che ci sia qualcuno che sostiene la loro interrogazione, la loro domanda, cioè la loro stessa curiosità o inquietudine di fronte a argomenti molto importanti. Allora ho pensato, ci sono le storie, ci sono albi illustrati, ci sono immagini, ci sono parole in cui ci possiamo che possiamo abitare insieme ai bambini, perché no, quello dell'albo illustrato della lettura è un ambiente molto ospitale. Noi ospitiamo il bambino dentro la storia, il bambino ci ospita dentro le sue riflessioni, lo capiamo, sentiamo i suoi pensieri. Quindi ho detto, perché non utilizzarli, non in maniera meccanica, però perché noi adulti non ci mettiamo così anche un po' in ricerca con loro, e quando abbiamo, no, la possibilità, anche leggendo insieme, proviamo a stare dentro queste domande. Quindi non un uso diciamo dell'albo come strumento per sollecitare o per semplicemente, le storie fanno il loro mestiere, fanno benissimo da sole, se però vicino c'è la mamma o il papà o qualcun altro che può raccogliere poi gli interrogativi dei bambini, magari abbiamo nutrito quella dimensione così appunto sottile, così sfuggente, e gli abbiamo fatto il regalo della nostra presenza di fronte a qualcosa di grande. Condivido molto questo, i laboratori di conoscenza reciproca. Sì, reciproca, sì, anche perché proprio ci fanno, anche su questo ci fanno un grande servizio i bambini, perché tanto quando leggiamo una storia, se non siamo perfettamente presenti, lo sanno, se leggiamo ci richiamano, cioè se leggiamo per leggere, leggiamo per
chiudere la giornata, non siamo proprio, ci richiamano e ci vogliono tutti interi in quel momento. E poi perché su tante cose, ma sulla dimensione appunto interiore, le sue richieste, anche le sue scoperte, hanno una funzione di grande critica nei nostri confronti. Cioè ci smuovono, ci mettono in discussione, vogliono sapere se ci crediamo davvero, se quella cosa la sosteniamo, proprio che cosa pensiamo davvero. E c'è ad esempio Gabriella Caramore che ha condotto per tanti anni su Radio 3 Uomini e Profeti, che in un suo libro molto bello che si chiama Saggio sulla vita piccola parla dell'infanzia come antagonista degli adulti, cioè qualcosa che è pungola, cioè non sono così addomesticabili. E anche le domande dei bambini, no, ci stimolano a non tanto a prendere una posizione, ma almeno ad essere presenti e tutti interi davanti a loro e al loro sguardo, a cui insomma si può nascondere poco. È vero, è vero. Bene, ci sono per caso delle domande? Qualcuno ancora come quando eravate piccoli ha voglia di chiedere qualche perché? Io sono una curiosità. Sì. Come di recente sono stata. Di recente mi è capitato di trascorrere parecchio tempo sul fiume Velino a Rieti. A Rieti il suo alzo è un uccello comune che è indicativo del ritorno della primavera, quindi della speranza e della riflessione. È una sciocchezza, mi rendo conto, però è una coincidenza che sul fiume, esattamente come sul libro, ci sia. Dai, lo riporterò. Sì, sì, aggiungerò questo significato al nome d'arte che ha preso suo alzo, perché noi abitiamo insomma appunto al lago Trasimeno e da noi è proprio il nome di un uccello acquatico. Sì, sì. E per noi, cioè per Sualzo che se l'ha scelto come nome d'arte e di battaglia, in realtà è stato scelto per la capacità di resistenza che ha questo uccello a stare sott'acqua, cioè la sua apnea. E dicevo, siccome appunto fare questo mestiere non è, bisogna esercitarsi molto in questa abilità, però mi piace più quello che hai raccontato. Se non ci sono altre domande, io chiuderei con la lettura di una preghiera che ha un titolo, il silenzio, è di Dionigi l'Areopagita e quindi è una preghiera cristiana. È nel silenzio infatti che si imparano i segreti di questa tenebra, della quale troppo poco è dire che brilla della luce più abbagliante in seno alla più nera oscurità e che, pur rimanendo perfettamente intangibile e invisibile, riempie gli splendori più belli della bellezza, le intelligenze che sanno chiudere gli occhi. Questa è la mia preghiera. Io ringrazio Silvia. Grazie a voi. Tutti quelli che vogliono venire, avvicinarsi magari per una firma, copie o per una domanda riservata, visto che siete stati timidi. Invece, no, guarda, quello studio sulle domande dei bambini diceva che è normale. Dice queste domande poi calano, diciamo, al liceo sono poche, in un'aula universitaria alla fine poche mani si alzano. In una conferenza di adulti nessuno. Quindi noi siamo state anche più bravi. Sì, esatto. Bravi, grazie. Il prossimo appuntamento con Passaggi di Natale è mercoledì 11 dicembre con la presentazione della guida turistica Fanno Passaggi in Città, quindi siete tutti invitati ad essere qui sempre alle 18:30. Grazie.